Simona Ridolfi e Carla Passarelli, protagoniste di Cilento in Bici, questo progetto di viaggio cilentano in bicicletta, 350 km di percorsi già, insomma, finora, e ancora un 200 penso prima di tornare a casa. Un progetto di riscoperta del territorio interno cilentano e di promozione quindi di questo territorio, sempre un po' maltrattato rispetto alla costa. E niente, il resto ve lo dice Carla. E stiamo attraversando i paesi cilentani armati di taccuino, penna, album da disegno, matite e poi ovviamente degli tablet eccetera per comunicare col mondo. Ci fermiamo nei paesi a parlare con gli anziani, a parlare con i ragazzi, a raccogliere sia storie del passato ma anche idee per il futuro, progetti come qui a Rofrano che abbiamo trovato un gruppo così, così attivo. E stiamo cercando quindi di mettere insieme tutto questo materiale sul Cilento, dalle foto che scattiamo ai disegni a un diario di viaggio, e lo scopo finale sarà quello di documentare la nostra terra con una mostra di pittorica, di foto e anche con la pubblicazione di un libro per il quale servono dei soldi. Quindi praticamente stai facendo una richiesta implicitamente, qualche sponsor, diciamo che tanti complimenti finora, tanti auguri, poi ovviamente per la pubblicazione del libro se qualcuno... Ok, le ragazze cercano uno sponsor, penso perfetto, sia chiara la questione. Una domanda sorge spontanea, fra le tante tappe che potevate prendere in considerazione, perché Rofrano? Ma non potevamo saltare Rofrano, possiamo dire che ad oggi è uno dei paesi nei quali ci stiamo divertendo di più. Il paese è bellissimo, abbiamo fatto un giro nel centro storico, meraviglioso, come storia, come architettura. Accompagnati da un'ottima guida che voi conoscete bene, che è Carlo Palumbo, grande amico, grande persona. Questa sera una cena a dir poco squisita, e poi perché? E poi perché Rofrano è uno dei paesi, diciamo, più caratteristici di questo Cilento. Diciamo, c'è qualcuno che suggerisce qualche peculiarità di questo paese, in realtà non la persona nominata ma tante altre. Insomma, Rofrano per esempio è il paese in cui nasce il GET Rofrano, che è un'associazione di 20 anni, e nel Cilento, diciamo, un'associazione che va avanti 20 anni e che cresce è una rarità. Quindi vuol dire che il paese offre delle grandi possibilità di, diciamo, anche per noi potrebbe essere un modo per lanciare questo nostro progetto in una maniera migliore. Esatto, anche per un'ipotetica mostra alla fine del viaggio potremmo scegliere Rofrano come una delle tappe itineranti della nostra mostra. Lanciamo questa tutti, anticipazione. Vero? Segnate? quindi... Le prime impressioni di Rofrano sono positive, assolutissime, certo. Non perché stiamo facendo una registrazione per Telerofrano, giusto? Assolutamente. Ma davvero il Telerofrano lo sapevamo, no? Ah, sì, pensavamo fosse Rai 1, no? siamo affiliati, però per ora. No, ringraziamo tutti, è una giornata bellissima. Ok, un'ultima domanda e poi vi lasciamo andare a dormire perché 350 km. Sì, no, ma poi dobbiamo finire anche il fragolino. Io se faccio 3 metri già muoio. Com'è il fragolino di Teodoro? Beh, questo puoi capirlo guardando i miei occhi che sono a metà. E anche quello che stiamo dicendo è frutto del fragolino, quindi veramente ottimo. E anche il vino, dobbiamo dire. Vino e fragolino. Un'altra domanda, una cosa particolare che è successa in questo viaggio fino adesso. Sì, raccontateci una cosa. Ma di cose particolari ne sono successe tante, parecchie, in realtà, perché ci sono sorprese ogni giorno, più che altro legate alle persone, più che ai luoghi. Per esempio, che ne so, l'Antece, quando siamo partiti da Sant'Angelo a Fasanella per raggiungere questa scultura rupestre del V secolo a.C. a 1125 metri d'altezza, quindi scaricando le nostre bici per cercare di salire in maniera più agevole, abbiamo comunque capito che non ce l'avremmo mai fatta. E ad un certo punto abbiamo sentito il rumore di un trattore e questa persona si è fermata, ci ha chiesto dove state andando, raggiungiamo l'Antece, e lui ha cominciato a dondolare la testa per dire non ce la farete mai. Dopo 5 minuti le nostre bici erano legate al suo trattore e noi, ognuna di noi seduta su una delle due ruote, siamo arrivate insomma in cima con molta più facilità. Poi abbiamo pagato un caffè a questo signore al bar di Corleto, lui era di Corleto, e abbiamo lasciato il nostro indirizzo e poi tramite Facebook ci è arrivato il ringraziamento del signore attraverso il barista, insomma si è creato un intreccio, una rete, per cui insomma ringraziamo
Sì, la cosa bella è proprio questa, vedere la voglia delle persone di ospitare nelle loro case, la voglia di stare in compagnia, di incontrare nuove persone. Infatti, se mi posso permettere, Ressi, all'inizio del vostro viaggio, sì, la vostra paura, fra virgolette, di non ricevere ospitalità. Era un po' quella, ma forse perché qualcuno ci aveva spaventato. Esatto. Noi siamo state sempre un po' fiduciose, però sai, ci sono tanti disfattisti nel Cilento, che sono poi quelli che il Cilento lo distruggono. E che dicono, ma no, ma chissà, ma figurati se ti ospitano, ma che ma c'è da vedere, ci hanno detto anche sì, questo, sì, ma che cosa andate a vedere in questo Cilento? Invece noi non abbiamo tempo per vedere tutto quello che c'è da vedere e non abbiamo tempo per rimanere con le persone. Quanto vorremmo stare, perché ogni mattina stare, quando lasciamo il paese nel quale abbiamo trascorso la giornata precedente, veramente siamo dispiaciuti di lasciare il paese e le persone che abbiamo incontrato, perché in ogni paese abbiamo incontrato persone meravigliose che ci hanno fatto entrare nelle loro case, che ci hanno raccontato della loro vita, che ci hanno offerto un pranzo, una colazione, veramente un modo di condividere, diciamo, alla vecchia maniera che purtroppo si sta un po' perdendo. Ok, Teodoro, altre domande? No. Ok, un saluto agli amici di Telerofrano. Un saluto agli amici di Rofrano e di Telerofrano innanzitutto. Ok, un saluto anche dalla bellissima tavolata. Ciao. Ciao tavolata. Ciao. Come si stoppa? Partita viva.